pensa che Francis Ford Coppola non debba il suo successo anche ad una percentuale di sangue italiano, nonno materno emigrato da Napoli e una famiglia di origine lucana. Sposato dal 63 con Eleanor Coppola, ha avuto 3 figli. Il produttore Giancarlo Coppola, scomparso nel 1986 sul set di Giardini di Pietra in un incidente nautico. E poi Roman e Sofia, entrambi registi. Vincitore di 6 Oscar, ha contribuito alla nascita della nuova Hollywood, dalla saga de Il Padrino ad Apocalypse Now, un film totalizzante che porta Coppola ad un esaurimento nervoso, quasi al divorzio con la moglie e ad un tentativo di suicidio. L'orrore ha un volto. E bisogna essere amici dell'orrore. Variegati i generi esplorati, dai ragazzi della 56esima strada a Rusty il selvaggio, da Cotton Club a Dracula di Bram Stoker. Ma tutti sanno che nel 1970 Coppola gira uno spot per il whisky Suntory accanto al regista giapponese Akira Kurosawa. Un sogno che si avvera, come anche quello che nasce dalla sua passione per la cucina e per il vino. Dal 1978 a Rutherford, in California, produce il vino Rubicone ed è proprietario, con Robert De Niro e Robbie Williams, di un ristorante a San Francisco. Rapporti strettissimi quelli con l'Italia e con la Basilicata. Dal 1989 è cittadino onorario del centro lucano di Bernalda, dove ha acquistato e trasformato un antico palazzo in un albergo esclusivo. Ed è proprio a Bernalda, nel 2011, che si è sposata la figlia Sofia.